ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi un nuovo video. Questo è l'appuntamento che faccio ogni 3 mesi relativo al video dei prodotti finiti di make-up. Come sapete, cerco di essere in progetto smaltimento e quindi cerco di smaltire i prodottini make-up che ho in casa, cercando di acquistarne sempre un pochino meno. Ovviamente sapete che una malata di make-up è impossibile che non acquisti comunque prodottini di make-up, però mi sto limitando molto. Allora, vi faccio vedere i prodotti che ho smaltito, che guardando qua il mio tavolino sono abbastanza. Allora, partiamo subito. La prima categoria di prodotti smaltiti che vi faccio vedere sono i fondotinta. Io ho smaltito ben 2 fondotinta. Allora, il primo è questo qua della Essence ed è lo Stay All Day 16 ore. Allora, che dirvi ragazzi di questo fondotinta? Questo è un fondotinta che a me è piaciuto molto, anche se devo essere sincera, la copertina non è che sia delle migliori. Diciamo una copertina media, però ho provato a stenderlo con il pennello, quello lì di Kiko, a setole molto fitte e molto morbide, e devo dire che si aumenta molto la copertina del fondotinta. Quindi è un fondotinta che costa sui 3-4 euro circa e mi piace veramente tanto, e sicuramente per il prossimo inverno lo riacquisterò. Io avevo acquistato la colorazione 20 Soft Nude, che era praticamente perfetta per il mio incarnato. Altro fondotinta terminato, ragazzi, è l'Essence Soft Touch Mousse nella colorazione 02 Matte Beige, che come potete vedere è totalmente finito e anche scarnito sui bordi. Allora, questo fondotinta, ragazze, non mi dilungo più di tanto perché vi ho fatto una recensione specifica su questo prodotto, perché lo adoro tantissimo, e la recensione ve la lascio qui e sotto nell'info box, quindi andate a vedervi la recensione lì. Vi posso solo dire che l'unica pecca, tra virgolette, di questo prodotto, scusatemi di telefono, che l'unica pecca appunto che ho riscontrato un pochino è il packaging, perché praticamente il fondotinta si va a incastrare qui sotto e quindi va prelevato con un pennellino piccolino, con un contonfioc, e portato all'interno. Per il resto il prodotto è veramente ottimo. Quindi La seconda le ragazze che categoria, ragazzi, che vi voglio mostrare sono le cipre. Io ne ho terminate ben 2 e di entrambe ve ne ho parlato nel video top makeup del mese, e vi lascio la playlist sotto nell'info box. Allora, la prima cipria che ho terminato è la Finiton, questa qua della Maybelline. Io avevo la colorazione 42 Dark Beige. Questa mi era stata regalata da mia suocera, quindi non ho la vaga idea di quanto costi, anche se insomma penso che costi sui 7-8 euro circa. E questa a me è piaciuta tantissimo perché faceva veramente durare tanto 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 il fondotinta. Unica pecca di queste ciprie è che appunto sono colorate, e che quindi, se non si acquista l'esatto colore della vostra carnagione, praticamente va a alterare un po' il colore del fondotinta. Questa per me era una colorazione un pochino chiara, e quindi io sono stata, la utilizzavo, l'ho utilizzata per la maggior parte durante il weekend, dove andavo a applicare una BB cream che non ho ancora terminato, che era un pelino più scura rispetto al mio incarnato. Quindi, mettendo quella un pochino più scura e questa qui sopra per fissare il tutto, era perfetto. La seconda cipria invece, ragazzi, che ho terminato è questa qua della Essence, della Limited Edition Hello Autumn. Questa era nella colorazione 01 Autumn e The City, che comunque era l'unica in gamma. Questa era una cipria a mosaico e aveva dei pezzettini, diciamo, un po' più scuri, delle parti un pochino più chiare, però, diciamo, se ben miscelati, andava perfettamente ad intonarsi al mio incarnato. A me è piaciuta tantissimo. Ha un costo relativamente basso, perché comunque si sa, i prodotti di Essence costano dai 4-5 euro circa, e mi è piaciuta tantissimo. Mi faceva durare tantissimo il fondotinta e soprattutto andava a uniformare molto 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 bene l'incarnato. Quindi un prodotto che ho strapromosso e che ovviamente riacquisterei, se non fosse che appunto, essendo della Limited Edition, non si trova più. Comunque, se ce l'avete nei cassetti, tiratela fuori perché è molto valida, soprattutto anche in questo periodo dove magari si tende ad utilizzare tipo una BB cream che quindi ha una copertina
meno forte rispetto a un fondotinta normale, e con questa qui andate a uniformare il viso e vi viene un viso Categoria di perfetto. prodotti Che vi che voglio mostrare, che ho terminato, sono i prodotti per le sopracciglia. Allora, io ho terminato ben due confezioni di questo prodotto, che è della Essence, il Lash and Brow. Allora, voi sapete che io stramo questo prodotto, infatti ve l'ho recensito per mari e per monti, e mi piace tantissimo. Costa 2,49 euro, si trova facilmente nello stand di Essence ed è un prodotto molto valido per fissare le sopracciglia. Io praticamente, considerate che mi trucco generalmente al mattino e mi strucco la sera, e ero costretta ad utilizzare proprio un bifasico sulle sopracciglia per andare a togliere il trucco, perché appunto non si muoveva. Tra l'altro ho anche un po' le sopracciglia ribelli, soprattutto in questa parte qua, che vanno dove gli pare, e con questo qui riuscivo a metterle in forma. Lo riacquisterò, ragazzi, sicuramente sì, ne ho già fatto scorta proprio perché allo stand Essence della mia città non riesco a trovarle, quindi quando lo trovo lo acquisto. Come vedete, sembrano che ci sia un po' di prodotto, però sono praticamente terminati. Uno e due. Sempre per le sopracciglia, ragazzi, ho terminato anche due matite per sopracciglia. Allora, una è la mia amatissima matita per sopracciglia di H&M, che come vedete non si toglie neanche più dal tappino, ecco, si è tolta, vedete, cioè è proprio praticamente terminata, l'ho scavata, e questa qui, ragazze, mi piace tantissimo. È una matita né dura né morbida, perfettamente adatta al colore delle mie sopracciglia. Io utilizzo la colorazione blonda e è fantastica, costa solamente 1,99 euro. Siccome a H&M sono stato un periodo senza trovare le matite per sopracciglia, avevo acquistato quelle di Essence, e anche questa qui, ragazzi, avevo preso la colorazione blonda, e come vedete anche questa qui praticamente è terminata, cioè non si riesce neanche più a tenere in mano. Ho provato a puntarla ma si è rovinata, e quindi insomma è da cestinare. E anche questa, ragazzi, mi è piaciuta tantissimo. Anche questa costa 1,99 euro, e come ripeto, io che mi trucco dalla mattina e mi strucco la sera, il prodotto rimaneva veramente lì sulle sopracciglia. Me le avete viste tutte e due, entrambe in azione, me le avete sentite parlare entrambe tantissimo, e la cosa positiva anche di queste matite è che tutte e due hanno vedete, il pettinino per andare a pettinare le sopracciglia, quindi non c'è bisogno, tipo, se si va in viaggio, di portare dietro il pennello da sopracciglia, proprio perché è annesso alle matite. Passando sempre agli occhi, ragazzi, ho terminato questo primer occhi della Urban Decay, ed è il Sin, che avevo trovato appunto in mini size nella Naked 3, e mi è piaciuto, ragazze, veramente tantissimo. I primer occhi, cioè i prodotti Urban Decay in generale sono molto buoni, ma questi primer occhi mi sono piaciuti tantissimo. A parte che mi facevano durare l'ombretto tutto 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 il giorno, io, essendo un campioncino, l'ho utilizzato solamente nelle occasioni speciali, quindi tipo il sabato sera, quando avevamo una cena, quando dovevamo stare fuori diverse ore, e mi è piaciuto tantissimo. Non mi ha fatto entrare il prodotto nelle pieghette, l'ho utilizzata addirittura anche la mattina del Cosmoprof, e se devo essere sincera, il trucco è rimasto lì da mattina a sera. Quindi sicuramente, se un giorno avrò un po' di soldini, mi piacerebbe acquistarmi uno di questi primer della Urban Decay, proprio perché sono veramente validi. Ho terminato, ragazze, poi un sacco di matite nere. Allora, la prima che ho terminato è questa qua, che è praticamente la matita che avevo trovato nella palette che mi aveva regalato Gabriele per Natale, presa a OVS. Come vedete, anche questa matita è totalmente terminata. E, ragazze, io a questa matita non gli avevo dato un H, perché ho detto, è il regalo in una palette che comunque non costava tantissimo, chissà che merdata è. Io l'ho utilizzata praticamente tutto il mese di febbraio e i primi di marzo per truccarmi per carnevale, e vi ripeto, ragazze, che il trucco di carnevale mi è sempre durato da quando mi sono truccata a quando sono arrivata a struccarmi, e mi è piaciuto tantissimo. Poi era rimasta pochina, ho detto, la proverò anche nella rima interna dell'occhio, e, ragazze, mi è piaciuto tantissimo. È una matita un po' duretta, non mi ricordo il marchio, ma magari ve lo scrivo sotto nell'info box, però è una matita un pochettino duretta, però comunque una volta applicata il prodotto resta veramente lì fermo e non si muove.
Le altre tre matite occhi, ragazzi, che ho terminato sono, allora, la prima è la Long Lasting Eye Pencil di Essence. Questa è la matita, appunto, quella retraibile, nella colorazione comunque sempre, ve lo dico, comunque 01 Black Fever. E ragazze, questa matita a me è piaciuta tantissimo e l'avevo acquistata, tra virgolette, per gioco, perché avevo sentito dire da tutte qui sul tubo che le Long Lasting di Essence duravano tantissimo, ed effettivamente è vero. Quindi comunque è un prodotto che appena ricapiterò allo stand Essence, mi manca le matite e la riacquisterò sicuramente. Altre due matite che ho terminato, ragazze, sono le Glimmer Stick di Avon. Allora, ho terminato la Glimmer Stick Eyeliner, quella nella colorazione Blackest Black, che vedete è totalmente terminata. E poi ho terminato la Glimmer Stick, questa è quella Diamond, cioè quella che contiene delle micro brillantine nella colorazione Smoky Diamond. E questa matita ve l'ho parlata e promossa nel video Top Makeup del mese di aprile, che trovate comunque sotto o qui da qualche parte. Allora, queste matite, ragazze, sono molto molto morbide e unica pecca, appunto, è che sono un pochino troppo morbide, quindi quando si applica il prodotto bisogna stare attento a non tirarlo troppo fuori, perché altrimenti si rischia di far rompere la mina e quindi dura niente. Comunque, se tirate fuori nelle giuste quantità, sono molto valide sia per applicare alla rima, nella rima interna dell'occhio, sia che applicarle appunto proprio come eyeliner. Anche la Glimmer Stick Diamond, quella che contiene quei micro glitterini, vi assicuro che io l'ho inserita sempre all'interno dell'occhio e non mi ha mai dato fastidio la presenza di quei brillantini, anzi sono talmente tanto impercettibili che praticamente non si sentono neanche. Quindi le matite della Glimmer Stick io le ho provate di diverse colorazioni e anche di diverse linee, come per esempio la Cosmic o quant'altro, e sono dei prodotti veramente molto 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 buoni. Altro prodotto per occhi terminato, ragazzi, è questo eyeliner di Essence, lo Stays No Matter What, durata 24 ore. Allora, come potete vedere, è praticamente finito, ecco, scrive all'inizio, poi dopo non scrive più. E questo qui, ragazze, a me è piaciuto tantissimo. Ha, come vedete, questa puntina veramente fine che non si è rovinata con l'applicazione. Ora, devo essere sincera, all'inizio il colore era molto molto pieno, poi via via che lo continuavo ad usare, vedete, il colore diventava quasi un grigino e quindi, insomma, sono stata costretta a gettarlo proprio perché il tratto della matita, ecco, cioè vedete, il tratto della matita non è più preciso, non è più definito, e quindi sono andata a sostituire praticamente questo con un altro eyeliner che sto utilizzando. Io non uso moltissimo l'eyeliner, quindi non so dirvi esattamente la durata, perché secondo me più che altro mi si è seccato proprio per il fatto che appunto io lo uso pochissimo, magari me lo do tipo se esco il sabato sera o comunque la domenica, però nei giorni normali, vedete, cioè io non vado ad applicare assolutamente l'eyeliner. Comunque è un prodotto buono, una durata ottima, io l'ho utilizzato anche tipo nel periodo di carnevale per farmi il disegno qua dei pelettini del coniglio, e è un prodotto che comunque non so se dura 24 ore, comunque per la durata del carnevale a me è durato. Passiamo adesso ai mascara che ho terminato. Allora, ho terminato questo prodottino qua della Essence, che è il Lash Princess, questo qua con il packaging rosa. Allora, a me è dispiaciuto tantissimo gettare questo prodotto perché questo scovolino, vedete che è incurvato, aiutava molto ad volumizzare le ciglia. Unica pecca di questo prodotto è che dopo un mese e mezzo che lo utilizzavo si è seccato. Ho provato ad allungarlo col collirio, mi ha durato altre 2 o 3 volte e poi il prodotto sono stata costretta a cestinarlo proprio perché, cioè guardate, proprio perché totalmente secco. Allora, secondo me era difettata la confezione, cioè nel senso era già stato aperto e quindi si era seccato a stare nello stand, perché io purtroppo non sono riuscita a trovare quello che aveva in abbinato la matita, ma solamente quello singolo, quindi molto probabilmente o era già stato aperto e quindi era consumato. Adesso ho provato a acquistare quello con il packaging verde, vediamo se ha la stessa
l'esistenza. Comunque, un prodotto che a me, ragazze, questo è veramente piaciuto perché mi andava a volumizzare tantissimo, tantissimo le ciglia. Che invece, ragazzi, boccio è questo mascara colorato qua della It Style. Io avevo preso la colorazione rosa, anzi veramente me l'aveva regalato Gabriele, ed è il Miss Color Eyes nella colorazione, vediamo se la trovo, ve lo dico, 18. Allora, lo scovolino era un classico scovolino da mascara e in teoria, guardate, è totalmente secco, però non è il problema che è secco da ora, ma praticamente come l'ho aperto e come l'ho provato era secco. Ho cercato di utilizzarlo per carnevale per coprire un po' le sopracciglia e effettivamente funzionava, però cioè, guardate, cioè, è veramente terminato e fa tutti i grumi. Quindi insomma l'ho voluto cestinare proprio per questo motivo. È un prodotto bocciato che non riacquisterò perché secondo me un mascara, benché colorato, non si deve seccare dopo le prime due applicazioni che si fanno, quindi prodotto cestinato. Altro prodotto che butto è questo mascara qua, è il Mega Effect Mascara della Avon, che è quel mascara che aveva quello scovolino, è secchissimo, molto particolare, che si doveva andare a applicare così. Allora, io purtroppo ho sbagliato di acquistarlo perché avevo preso la colorazione brown black anziché la black e quindi non l'ho utilizzato tantissimo perché io, avendo già comunque le ciglia chiare di mio, non mi piace applicare un mascara marrone, ma mi piace applicare appunto un mascara nero. Ovviamente questo mascara l'ho lasciato un pochino lì e si è seccato perché è tipo 2 anni che ce l'ho, avevo una scadenza di 3 mesi, quindi era magari giunta l'ora di cestinarlo. Quindi è un prodotto che comunque io non consiglio alle persone che non sono molto pratiche col mascara, proprio per la particolarità dello scovolino. Comunque di questo mascara, quando l'ho acquistato, vi avevo fatto una review che ve la lascio qui o sotto da qualche parte, in modo che insomma potete avere una review dettagliata del prodotto appena acquistato e non di adesso, che comunque è secco e che è tipo 6 o 7 mesi che non lo utilizzo. Altro prodotto che è terminato sempre di make up è la Matte Base Corrector di Kiko, quindi è la base di Kiko, il primer viso di Kiko. Questo, ragazzi, a me è piaciuto tantissimissimo, non mi dilungo più di tanto perché la seconda confezione che acquisto e termino, io l'ho utilizzato sia per farmi un trucco che durasse 2 ore, sia per farmi un trucco che durasse tantissimo, ed effettivamente è così. Mi è piaciuto tantissimo, avevo un effetto matte, quindi evitava appunto di rendere lucido il viso, anche se a me non mi si lucida avendo comunque la pelle molto 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 secca, però comunque mi è piaciuto veramente tantissimo e quindi lo riacquisterò sicuramente appena dovrò tornare da Kiko, appena ci saranno qualche sconto, perché sapete che ultimamente Kiko ha un po' pompato i prezzi. Comunque un prodotto strapromosso. Ho terminato, ragazze, poi due prodotti che tutte avete bocciato qui sul tubo e che io invece promuovo, e sono gli Eye Sorbet della Essence. Allora, io ho terminato la colorazione 02 Illuminating Raspberry, che era, vedete, proprio terminato, che era questa colorazione qua rosa, e poi ho terminato la 03, che era la Illuminating Kiwi, che era un verde. Allora, di questi prodotti, ragazzi, io non mi dilungo tantissimo perché li ho utilizzati tantissimo nei miei tutorial. Praticamente io le andavo a utilizzare non né come base né come ombretto in se stesso, ma le andavo a utilizzare una volta realizzato il trucco in questa parte dell'occhio qui, quindi sulla palpebra mobile, dove praticamente non ci veniva applicato il colore scuro per fare la sfumatura. Questo prodotto, unica pecca che vi posso dire è che andava lavorato molto bene, quindi io lo applicavo sulla mano, con il pennello lo lavoravo 2 o 3 minuti, cioè proprio lo lavoravo e poi lo andavo a applicare. Rendeva l'occhio molto 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 luminoso e, se devo essere sincera, a me è sempre durato tantissimo, non mi è mai entrato nelle pieghette, non mi ha mai creato rughe e cavoli vari, e quindi è un prodotto che promuovo a pienissimi, ma pienissimi, pienissimi, pienissimi voti. Questi qua. Ne ho altri due adesso da terminare, le sto utilizzando, appena sono terminati ve ne parlerò. Casomai fatemi sapere se vi interessa una recensione specifica per farvi vedere anche come lo applico, così magari se ce l'avete e prima di cestinarlo provate a fare insomma come ho fatto io.
Ho terminato ragazzi adesso un po' di prodottini per le unghie. Allora ho terminato questa lima carinissima che penso mi avessero regalato l'anno scorso al Cosmoprof, che non lima più perché è totalmente finita, quindi la cestino. Poi ho terminato questo asciugatore per smalto rapido della Debby. Questo è il Quick Dry, costa anche questo pochissimo, tipo sui 3 euro. E mi è piaciuto, ma non tanto quanto quello della Essence, perché questo qui, ragazze, asciugava lo smalto, ma qui dice praticamente in 60 secondi, quindi un minuto, ma a me ci è sempre voluto molto 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 di più. Non lo riacquisterò momentaneamente perché sto provando altri asciugasmalti che mi stanno piacendo da morire e che comunque ve ne parlerò prossimo month. Getto poi ragazze queste due confezioni di colla per unghie che avevo trovato praticamente all'interno delle decorazioni eccetera eccetera, ma come potete vedere, cioè, la colla è letteralmente secca e non mi puzza da morire e soprattutto non mi aiutava per niente a fare le applicazioni sulle unghie, quindi l'ho trovata nelle scatoline, ho cercato di utilizzarle, mi ha fatto schifo e le getto. Getto poi ragazzi questo temperino che penso di aver comprato da H&M, che non tempera più le matite, si è proprio totalmente rovinato e quindi lo getto. E per finire ragazze vi faccio vedere due prodotti che non sono tanto di make up ma comunque che riguardano sempre la sezione make up, e ho terminato questo acetone, questo rimuovi smalto acetone free della Tien, che a me piace tantissimo. Allora, innanzitutto per l'applicazione, perché con questa pompettina qua si riusciva molto bene a prelevare l'acetone nelle giuste quantità, non puzza assolutamente, non ha odore, non puzza assolutamente, e poi non contenente acetone, appunto, mi piace, cioè mi piace molto 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 di più. Poi quindi è un prodotto che ho promosso, che già l'ho ricomprato, due confezioni, ce l'ho tutte e due in uso, una qui e una al mare, e è un prodotto che promuovo a pienissimi, pienissimi, pienissimi voti. Ultimo prodotto terminato di make-up, ragazze, è il Make-up Fixer, questo qua di Avon. Io gli avevo tolto l'etichetta perché ci volevo mettere un altro prodotto, ma purtroppo questa etichetta non si è ben staccata e comunque appiccica. E anche di questo prodotto, ragazze, non mi dilungo più di tanto perché vi avevo fatto una review accurata mettendo a confronto il Make-up Fixer di Avon con quello della Essence, che ve la lascio qui da qualche parte. Bene ragazze, con questo il video dei prodotti make-up dei 3 mesi è terminato, quindi dovrebbero essere febbraio, marzo e aprile. Come avete visto, sono riuscita a smaltire un po' di prodotti. Ho smaltito ovviamente prodotti molto semplici, però vi faccio presente che ho bucato tantissimi prodotti, comprese palette, ombretti e cose varie. Se vi interessa magari un video dei miei prodotti bucati, fatemelo sapere sotto nei commentini. Vi mando un bacione enorme e al prossimo video. Ciao!